Seconda edizione diversa da quella precedente, lo scorso 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente per impianti aperti. L'iniziativa promossa da Fisi a Suo Ambiente per far conoscere ai cittadini la filiera del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti aprendo i cancelli di diversi impianti lungo lo stivale. Quest'anno, infatti, a causa dell'emergenza Covid, durante la quale il settore non si è comunque mai fermato, ci si è dovuti adattare con tour virtuali all'interno di alcuni dei più importanti impianti del paese, con diversi video caricati sul portale di Fise, come quello alla scoperta del termovalorizzatore di Trieste, Herrera 3, di Era Ambiente, progettato e ammodernato secondo tecnologie di ultima generazione che consentono lo smaltimento di rifiuti eterogenei producendo energia elettrica. L'impianto tratta complessivamente circa 150.000-160.000 tonnellate all'anno di rifiuti che sono costituiti da rifiuti che non sono ulteriormente riciclabili, se non attraverso la trasformazione in calore successivamente in energia elettrica. L'impianto come servizio produce energia elettrica, immette in rete circa 85 milioni di kilowattora all'anno per dare l'indicazione della quantità di energia e l'energia che è sufficiente per alimentare circa la metà della popolazione della città di Trieste, ovviamente riferendosi solo alle abitazioni. Il sistema di trattamento fumi è ormai un sistema di trattamento fumi, ma non negli impianti di Trieste, in tutti gli impianti di termovalorizzazione europei sono tali da dare l'assoluta garanzia che non ci sono impatti significativi sul territorio. Queste sono affermazioni che ovviamente le dico io come gestore, ma se parla con gli enti e con le autorità, con l'ISPRA avrà gli stessi riferimenti. L'obiettivo dell'iniziativa di Fisi a Suo Ambiente è dunque quello del superamento di pregiudizi e stereotipi che spesso impattano negativamente sull'attività, aumentando la conoscenza e la consapevolezza dei meccanismi e del funzionamento della gestione dei rifiuti. Si tratta quindi di un'iniziativa estremamente importante, ai quali i cittadini, grazie a Fisi a Suo Ambiente, possono prendere parte con un click, entrando virtualmente anche in altri 10 siti da nord a sud, dai 3 impianti di Cisa in Puglia alla discarica Xai che produce biogas vicino ad Arezzo, passando per il termovalorizzatore Acea di Terni e per l'impianto di depurazione delle acque reflue e dei rifiuti industriali Ecologica Naviglio, nella Valle del Ticino. È sicuramente importante perché la conoscenza di questo settore è molto vassa, spesso si basa su qualche frase e su qualche post brevissimo che si trova in internet, in Facebook, in altre. In realtà è l'attività che svolgiamo è un'attività estremamente complessa, è un servizio fondamentale anche per l'attività di riciclo. Io non mi stancherò mai di dire che impianti come i termovalorizzatori, le discariche, che sono l'ultima catena del trattamento dei rifiuti, sono indispensabili per assicurare un corretto riciclo dei materiali che sono effettivamente riciclabili. Senza termovalorizzatore e discariche si blocca anche tutta la catena del riciclo.